Con la V. Mi scusi per il disturbo, grazie. Sì, Harvey Park. Bene, cercavamo proprio lei. Chiamo dal Princeton Plainsboro Teaching Hospital. Harvey è qui ed è molto... Ha messo giù. Gli hai detto perché hai chiamato? Non ne ho avuto il tempo. Richiama. Ci parlo io. Ora il maestro ti insegna come si fa. Signor Park, sono il dottor House. Chiamo dal Princeton Plainsboro Hospital del New Jersey. Suo figlio Harvey è morto. Dovete identificare il corpo. Sì, mi dispiace, ma è la legge. Ok. È una vera arte dare cattive notizie. Ma scusa, andranno all'obitorio? Chiamatemi quando la Caddy comincia a urlare. Hai mentito al signor Park. Gli ha detto che nostro figlio era morto. Una bugia a fin di bene. Tecnicamente li ho solo chiamati in anticipo. Credetemi, morirà molto presto. E poi vi ho anche evitato il traffico dell'ora di punta. Chiamo il nostro avvocato. Bene. Prima però firmi il consenso per l'intervento. Ho io la penna. Devo parlare con Mark Lerner. Sì, aspetto. Harvey è vostro figlio. Sono sicura che gli volete bene. Il nostro ragazzo ci ha umiliati. Tutti ormai sanno della sua perversione. Cosa? Non avete superato l'imbarazzo come ha fatto Harvey? Deve essere un gap generazionale. Quanti soldi volete per compensare il vostro... Potete mercanteggiare più tardi. Il fatto è che l'umiliazione può avere vari livelli di gravità. La gente scopre che vostro figlio è un pervertito e questo, certo, è molto penoso. La gente scopre che voi avete preferito lasciarlo morire piuttosto che mettere una firma. Cos'è più grave? Al costo di tappezzare di manifesti ogni salone di bellezza e ogni negozio della Pennsylvania, lo farò sapere a tutti. Vostro figlio verrà operato domani mattina. Lo ammetto. È stato un colpo basso.